Buongiorno ragazzi, buongiorno, siamo in anteprima, abbiamo il nipote di Agonia in arte Scrimieri. Buongiorno, oggi vuole fare l'Agonia, quella è la sorella di Agonia, ragazzi, una donna splendida, complimenti Agonia, quella sorella, lo possiamo dire, che è la mamma di questa ragazza. E canta pure, ma attenzione, c'è una sorpresa. Ma c'è una sorpresa, attenzione, chi è che suona questa canzone? È Joanne, guardate, sta leggendo gli accordi e c'è una voce strana che io ancora non ho inquadrato. Come adesso che fai la la? È ricco, cioè, ho aspettato per che si è sbugliato il caso, cioè un momento piccante e mi fai la la la, vai, tu vai tranquillo. Signori, Enrico Ruggeri con noi oggi, si è svegliato alle 3 per venire qui. Cominciamo su, dov'è il CDO? Dov'è il CDO? CD di Ruggeri, ragazzi. Il milanese Ruggeri sta cantando la canzoncella degli alunni del sole. Ha preso quelle tonalità che... Sì, si innamora di me, ma si è da me. Buongiorno, Buongiorno. Che bella, di primo mattino ragazzi, ieri sera abbiamo letto un tweet di Ruggeri che diceva: vado a letto domani, mi sveglio alle 4:30, sono curioso di vedere questo posto che è Edicola Fiore, qua in anteprima, guardate che belli che sono, Otello di sta gran coppola, e poi signori con noi lei, la regina delle cofane, la cofanella per antonomasia con noi. E questa è solo l'anteprima, perché poi dopo commenteremo le notizie di oggi e parleremo di questo splendido lavoro, guardate, di Enrico Ruggeri, che si chiama Frankenstein. Guardate che roba, ragazzi. Oh, Ruggeri hai lavorato qua, eh? Questo sì, un annetto. Un annetto, ragazzi, un annetto. Ruggeri, tra l'altro, che è arrivato Tulipano. Dov'è Tulipano? Tulipano, dov'è? Tulipano. Oh, a Cesare, lo sta? Che il fioraio Tulipano ha appena visto Ruggeri e ha detto: ciao Enrico, io ho letto tutti i tuoi libri. Perché uno è rimasto sorpreso. Molto, perché... piacevolmente. Ma Tulipano, devi sapere, il nostro fioraio è uno non solo che vende i fiori, ma i tulipani... Pensavo fosse olandese, no? Se li fuma pure. Allora, ci vediamo dopo, stiamo dando un'occhiata ai giornali. Stiamo da... no, è Tragliatella quella, Tragliatella. Vabbè ragazzi, noi adesso faremo colazione. Cesare. Buongiorno, Rosario. L'abbiamo riconosciuto, parla romano soprattutto. Dico bene, maestro? Maestro. Parla romano lei, sì. Lo capisco. Lo capisce, ha detto. Non è abituato a noi. Vabbè, qual è la notizia di oggi? Qual è la notizia di oggi, raga? Cosa Napolitano c'è? Napolitano sveglia i partiti. Cosa? Napolitano sveglia i partiti. La notizia di oggi. Napolitano sveglia i partiti. Questa è la notizia di oggi. La notizia di oggi, vabbè. Una bomba, ragazzi. Si parla anche di condono edilizio. Si parla di condono. Si parla, Tragliatella, di condono, così finalmente quel garage che ti sei fatto sul terrazzo lo puoi... Grazie a Piazza allora, Spagna. Ci vediamo dopo, grazie, arrivederci. Ciao, noi nel frattempo facciamo colazione in musica. Arrivederci. Chi è? Stramaccioni? Ah, Stramaccioni! Ne parliamo dopo così, dai, povero Stramaccioni. Io vincio il derby. A proposito, Mourinho se n'è andato, non è più nel Real. Dove è andato? Ha dato forfè. Ha lasciato. Dove è andato? Fa come Grillo, fa una squadra a lui. Sì. I Murignini, il Murignoni. Fiore, chi ha vinto la Coppa Italia secondo te? Lazio Roma, il derby di Coppa Italia. È tosta lì all'ultimo. Era come Nadal Feder, gli diceva. Come Nadal Feder. Feder è il nuovo. Che c'ha pure un'azienda di trasporti, Federex, internazionale. Arrivederci, Filo, prepariamoci. Su campo.